Terza giornata di campionato, il Caldoro riceve l'Urbisaglia, un derby storico che in passato ha visto le due squadre giocarsi anche incontri importanti in eccellenza. Ma veniamo al calcio d'inizio, l'arbitro è il signor Picchio di Macerata, ottima la sua direzione di gara. Calcio d'inizio dell'Urbisaglia, primo tempo poco da raccontare, ma andiamo subito nella ripresa. Nerpiti batte il calcio di punizione, è il terzo minuto della ripresa, svirgolata. Respinge il difensore dell'Urbisaglia, poi il pallone va verso il giocatore Scarpeccio che butta al centro, ancora la difesa dell'Urbisaglia allontana e poi arriva Scarpeccio con il destro esterno che va ad infilarsi sul secondo palo. L'azione ora, dopo l'esultanza, la andiamo a rivedere a rallenti con l'azione ripetuta. Prima il tiro di Pesaresi, il rimpallo, vediamo il tiro d'esterno di prima intenzione. Collo destro esterno, pallone che va vicinissimo al palo, portiere Staffolani battuto, non c'è niente da fare. Il Caldarola continua a macinare, l'Urbisaglia non tira mai in porta nella ripresa, non lo ha fatto, a dire la verità, neanche nel primo tempo. Vediamo questa azione, siamo proprio allo scadere con, anzi no, c'è un fallo da rigore su Pesaresi, lo rivediamo a rallenti, l'arbitro Picchio facendo che ha preso la palla, vedete, lo rivediamo a rallenti, Staffolani esce, Pesaresi è in vantaggio. Sembra toccare il pallone con il destro, l'arbitro dice invece che è arrivato primo con il sinistro il portiere Staffolani. Dubbio, neanche il rallenti spiega bene questa esecuzione. Probabilmente era più vicino l'arbitro Picchio, dicevamo buona, anzi ottima la sua direzione di gara. Siamo al 95esimo, palla per Montecchi, Montecchi di destro, guardate che tiro sotto l'incrocio, Staffolani si supera, devia in calcio d'angolo. Finisce qui la partita, il Caldarola batte per 1-0 l'Urbisaglia in un derby storico. Ma ora andiamo a sentire quello che ci ha raccontato l'autore del gol, l'Eurogol Scarpiccio, Giacomo Scarpiccio, al termine della partita. Serve e basta per battere l'Urbisaglia. Sì, è un'azione un po' confusa, questa palla di abbiamo trovato questo gol importantissimo per il nostro campionato. Sappiamo che tutte le squadre ci aspettano perché vengono qui, fanno la partita della vita, si chiudono dietro, è andata bene, continuiamo così, partita dopo partita. Dove può arrivare o dove vuole arrivare questo Caldarola? Il Caldarola vuole arrivare avanti, però come ho già detto dobbiamo guardare partita dopo partita perché ogni partita è una storia a sé e tutti daranno la morte per battere il Caldarola. Grazie Giacomo Scarpeccio, devo dire che c'è tanto entusiasmo nello spogliatoio del Caldarola.